Allora, siamo in diretta streaming da Imola, siamo all'evento Italia chiama Canapa. Buongiorno a tutti. Questo è il banchetto del Movimento 5 Stelle. Questo è il primo evento sulla canapa organizzato dall'Associazione 26 Marzo e dal Movimento 5 Stelle. Adesso facciamo un giro tra i banchetti. Qui abbiamo Graziano Righini, che è un responsabile dei banchetti. Ma per l'amor di Dio, per l'amor cittadino di Dio. Lavoratore. Bravo. Questo è lo stand di Equilibrium, che è un'azienda che produce materiale ecocompatibile con la canapa. Magari se troviamo anche... Adesso lì sta parlando con Manuela San Giorgi, che è la capogruppo di Movimento 5 Stelle. Facciamo un altro giro. Vediamo che possiamo... Carlo Cavallari, che conoscete tutti, ormai lo conoscete, è un attivista del Movimento 5 Stelle, con le sue perle, con le sue perle di saggezza. Ecco, guarda, qui c'è la pianta della canapa, qui abbiamo lo stand della birra con la canapa, qui abbiamo il museo della canapa, tutti i suoi. Questo attrezzo che venga bella pulita. Come? Che venga bella pulita. Bella, sì, 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 sì. E questo è com'è che si chiama? Telaio? Telaio. Il telaio dove prima si fa la canapa. Vedi, è così. Tutta viene macinata, in poche parole, poi dopo viene con l'acciarino, si chiama. L'acciarino, come si chiama. Viene fatto il filo da questo che è grezzo a questo qua che diventa, diventa un filo che poi verrà messo nel telaio, che dal telaio verrà fatta poi la tela. Bello, molto. Poi qua abbiamo invece Romagna Canapa. Romagna Canapa. Abbiamo Bricco, che ha prodotti biologici e canapa, prodotti biologici, e poi abbiamo il caffè di canapa. Posso sentire? Lo andremo a sentire. Aspettiamo che, aspettiamo i consiglieri. Ecco, qui abbiamo Claudio Fratti, consigliere del Movimento 5 Stelle di Imola. Aspettiamo che salgano su questo palchetto che è stato costruito con la canapa. Non è vero? Puoi far andare di sopra, sei sicuro? Vai di sopra, vai lì, vai dove ti pare. Io più che altro starei anche qui. Stai davanti al palchetto. Oppure sto qui così, basso così. Che poi... Bene, dai. Vai lì. Hai fatto bere la birra di canapa, mi sento strano. Anch'io mi sento strano con la birra di canapa. Dai. Ma la posso prendere? Sto qui. Ma la posso prendere? Sto dopo vuoto. Dai. Allora, questo pomeriggio, pomeriggio. Devi dire qua. No, ma che? Ma va là. Ma la posso prendere a stomaco vuoto? Non è che mi fa un effetto termino con le mani, no? Assolutamente no, l'ho bevuta io, quindi poi abbiamo anche. Riprendo anche me. Sei in diretta streaming. E vai! Adesso me la sono già fatta! Scherzo! Questi si sono già bevuti tutto, guarda! Ci ha resi così. Adesso Claudio Frati dirà a tutto il popolo di Imola che cosa succederà oggi pomeriggio. Allora, Bernini e Ferraresi. Bernini, Ferraresi, sì. Vabbè. Allora. Dai, fai un annuncio. Prendi quel microfono. Vengono entrambe le tre, giusto? Alle 15, sì. Perfetto, è caduto.
soldi. Spiegami cosa succede. Allora, alle tre... Allora, se vieni alle tre, c'è i nostri parlamentari, Bernini e Ferrero. Vedete in diretta streaming la stampa. Il parlamentario della legge. Va bene, vediamo se troviamo... La liberalizzazione. Mi chiami Emanuele? Qui prodotti tutti con rigorosamente con la canapa. Volevo parlare con loro perché un gruppetto di attivisti. Emanuele ancora lì. E non contengono, è l'unica parte della. Vabbè, vedo che lui si muove, Emanuele, si muoverà sta donna. Dai, che dopo voglio fare un'intervista a tutti gli stendisti. Tu sei in esperienza tra il punto della mano. Ah, lì vedi. Abbiamo anche dei cani. Andiamo. No, ma io ho ancora la cana. Una femmina, mi sembra. Va bene, non vi voglio annoiare. Vai a chiamare Emanuele, dai. Siamo sempre in attesa del comizio dei parlamentari, dei consiglieri, chiedo scusa, del Movimento 5 Stelle. Intanto vi faccio questa panoramica. Vabbè, la vado a prendere io. Non è là. Dai, 10 minuti, dai. Ma anche meno. Anche 5, dai. Andiamo. Andiamo. Vieni via da lì. Vieni via da lì. Ciao uomo. Mauro, dai, fai, dai. Dobbiamo comprare per stare lì con il giorno, io devo andare a un matrimonio. Vabbè Claudio, comincia te, dai, poi arriverà Emanuele. Vabbè, ma io tu leggi il volantino, sei insieme il volantino. D'Ambrogio. Va bene. La carta. Dimmi qualcosa. Qui vi ricordo che siamo in Piazza della per la Libertà a Imola. Ciao! Ciao! Abbiamo anche un bambino che ci saluta. Ho detto stai con me! Ho capito che sei venuto a salutarmi. Non devi andare via, ok? Siamo chi ti porta a casa. No, vieni con me, dai. Vuoi stare con me. Vuoi stare con me. Enrico. No, lui deve fare delle cose, vieni con me, dai. Dove mi porti Enrico? Oh, Enrico, abbiamo Enrico sul palco. Lui sta aspettiamo, facendo il suo lavoro. Aspettiamo. Dai, andiamo, vieni. Dai, andiamo a fare un giro, dai, lui deve fare il lavoro, deve lavorare, dai, lascialo andare. Devo lavorare Enrico. Lascialo andare. Torni dai. Dopo, Dopo torni, ti aspetto, ciao. Anche Enrico, sono sempre in diretta streaming, fammi lontano. Oh, dico ai consiglieri che vengono qua, su, dai, ogni giorno, conosco no. Appunto, vai a dire qualcosa. Dove sono? Intanto mi trattengo, deciso di arrivare, sennò mi trattengo con Naule. Naule, cosa stai combinando con la discarica? La discarica, tanto per, allora, tanto no? Per stare in tema. Con la discarica, canapa, non è proprio in tema, però è uguale. Anzi, avremo la discarica, la canapa coltivata sulla discarica tra un po'. Ci manca. Hanno quella. Depositato in regione il progetto di ampliamento della nuova discarica in questi giorni. Mm-hmm. Avremo 60 giorni di tempo per presentare le osservazioni e poi dopo a Imola ci terremo una nuova discarica. Quindi agite, muovete il culo dalle sedie, venite a firmare. Così, tanto per essere chiari. Tanto per essere chiari.
venite a firmare la nostra petizione e partecipate alle nostre prossime iniziative che faremo a breve tramite la pagina Facebook Imola Discarica, vediamoci chiaro, ci saranno tutte le comunicazioni. Anche perché lassù coltivano prodotti che noi mangiamo e cose che noi beviamo. C'è uno, ok? Sì, al microfono, lì, lì. Sì. Allora, grazie Nauer, scusa, Ciao. Ciao. Allora, vi siete bevuti troppa birra di canapa. Dai, vai, stacca quel microfono. No, ma non andarli sopra. Non andarli sopra, stai qui davanti. Allora, dico prima io quello di dopo, delle tre. Dai, diamo la precedenza alle signore, sì. Allora, saluto a tutti. Allora, buongiorno a tutti. Qui il Movimento 5 Stelle per la prima volta ha promosso questo evento sulla canapa. Invitiamo tutti a capire informazioni su questo prodotto naturale che ha tantissimi risvolti per la nostra economia. Ci sono più di 50.000 prodotti, si sente? No. Là no, qui sì. E allora qui è il primo là. Parlo lo stesso. Vai. Dalla canapa si possono ottenere più di 50.000 prodotti diversi e noi riteniamo che sia importante comunque legalizzare l'aspetto della canapa. Abbiamo tanti esperti, anche per esempio anche il nostro ex pretore di Imola che è a favore di questo e verranno a parlare poi più tardi per la nostra proposta di legge, che è già diversi anni che se ne parla e finalmente l'abbiamo depositata. Comunque, per tornare all'aspetto di tutto quello che può portare il beneficio economico per il nostro paese, la canapa è un prodotto completamente naturale dal quale si possono ricavare, ad esempio, parlando prima proprio con il nostro rappresentante qui della Romagna Canapa, mi faceva l'esempio, non so, di alcuni tipi di provette, abituati tutti a vederle in plastica, che poi dovete pensare quando viene gettato a come può essere il riciclo, quindi deve essere poi sciolto, se ci sono certi polimeri poi non si possono recuperare. Invece facendo queste provette in canapa e in olio, ad esempio di mais, al 100% saranno biodegradabili. Questo è possibile, bisogna spingere la ricerca per creare questi prodotti alternativi, perché tantissimi prodotti, come ad esempio una delle prime scocche che fece Henry Ford di macchina, era fatta in 100% di canapa. Per rilanciare anche questo settore dell'agricoltura, che è veramente in crisi, sentiamo spesso i campi dei nostri peschetti, insomma, che sono completamente abbandonati, che non producono più reddito. La canapa addirittura nutre il terreno, non lo impoverisce con lo sfruttamento industriale intensivo che c'è adesso nei nostri campi. Poi, per esempio, si possono fare tantissimi prodotti in campo alimentare, dove vi invitiamo qui a comprarne, ad acquistarne per gustarli. Ci sono tantissimi prodotti, fanno anche molto bene alla salute, sono antiossidanti e se fate delle ricerche su internet hanno anche a livello farmacologico, ci sono tantissime testimonianze proprio in rete, tantissimi benefici perché regola il nostro sistema immunitario. Quindi anche la ricerca, specialmente in Toscana, che è molto avanzata. In Toscana non si sa perché si riescono anche a vendere cannabinoidi contro il dolore, delle malattie tumorali, con dei dolori molto acuti, molto, cioè più servono i cannabinoidi addirittura più della morfina. E in Toscana per esempio c'è una legge particolare per cui l'utente finale può comunque averli con ricetta, e qui per esempio in Emilia Romagna no. Quindi ci sono comunque tantissimi aspetti da valutare e da studiare, da portare avanti, perché possono aprire tantissimi canali per l'economia, perché anche a Imola, parliamone, abbiamo 14.000 iscritti al centro per l'impiego, abbiamo una situazione in ginocchio dove abbiamo delle cooperative, in modo cooperativo, che ha avuto sempre delle altissime finalità, che è stato strumentalizzato a fini propri personali, e sappiamo bene come sono andate a finire due nostri gioielli a Imola, e dove ci sono 400 famiglie in ginocchio e tanta gente che è nella povertà più totale, perché qui non si guarda alla realtà, si fa finta sempre che vada tutto bene, ma la situazione è drammatica. Quindi questo settore può portare molto lavoro, bisogna lavorarci, ci devono essere azioni concrete, governative, per non dare spazio ai derivati del petrolio, ma a derivati anche naturali
che oltre a far bene, poi quando verranno gettati non saranno un problema. Perché concludo, poi dove vengono messi? Nella nostra discarica, per esempio a Imola, dove vi ricordo a tutti che purtroppo è stata depositata l'autorizzazione per fare un'altra discarica nelle nostre bellissime colline e ci sono 55 giorni di tempo per fare delle controdeduzioni, che purtroppo non serviranno a niente perché qui governa il Partito Democratico. E quindi se ci sono dei prodotti di canapa buttati in discarica, quelli si riciclano al 100% e creano un compost organico e non dei gas che esalano l'atmosfera, che impudridiscono e vanno dentro la nostra terra. Perché comunque non sono salubri e comunque non lo sappiamo, perché comunque il Partito Democratico non fa analisi dell'anno e da anni nelle nostre colline dove c'è la discarica. Grazie, passo al mio collega consigliere comunale, anche lui, Claudio Fratti, grazie. Oltre a non fare le analisi dell'aria, non le fanno neanche dell'acqua. Su questa cosa qui, diciamo, un errore l'hanno fatto. In città metropolitana, per fortuna, hanno approvato una nostra mozione per riuscire finalmente a monitorare le acque all'intorno della discarica di Pediano. Considerate che sono 40 anni che nessuno fa di pubblico monitoraggi sulle acque che i reflui che vengono dalle discariche di Pediano. Detto questo, velocemente ricordo a tutti quanti che questo pomeriggio alle ore 3 qui ci saranno ospiti Vittorio Ferraresi, deputato del Movimento 5 Stelle, Paolo Bernini della Commissione Difesa Movimento 5 Stelle, che parleranno della proposta di legge sulla canapa che abbiamo depositato e della quale sono firmatari ben 220 parlamentari di tutte le schieramenti politici, ad esclusione, se non vado errato, di Fratelli d'Italia o forse la Lega. E oltre a questi ci sarà Nunzio Santa Lucia, medico tossicologo, che parlerà appunto degli effetti della canapa indica, e Emanuela Pierobon, che è una agricoltore che parlerà di recupero di canapa nell'area montana, provincia di Belluno. Quindi a tutti quanti vi aspettiamo questo pomeriggio alle 3 con i nostri parlamentari. Grazie e ciao a tutti. Bene, allora Claudio, dimmi mo. Come la vedi questa proposta di legge che è stata presentata, hai appena detto, da 220 parlamentari, quindi trasversale? Assolutamente trasversale, con l'esclusione, come dicevo, di Fratelli d'Italia e mi pare della Lega, e credo che sia una proposta assolutamente di buon senso, perché norma quello che oramai è diventato un uso normale di una sostanza che è sempre stata, che oramai è di uso comune, volente o nolente, per i diciamo così, per quelli che la vorrebbero mantenere sempre nell'illegalità, e considerate che questa cosa qui poi crea anche un danno economico evidentemente allo Stato, perché se normassi in maniera sensata questa cosa qui, come è stato fatto in America, come è stato fatto in altri paesi dell'Europa, porterebbe anche del lavoro ordinario e delle entrate per lo Stato. Quindi consideriamo questa cosa qui come una cosa assolutamente sensata e ci auguriamo che finalmente questo paese bacchettone superi questi blocchi oramai psicologici che non hanno più senso in questo periodo. Farete qualcosa in Consiglio Comunale? Allora, in Consiglio Comunale evidentemente possiamo fare poco per un motivo semplice. Questa è una di quelle norme che evidentemente sono a livello nazionale. A livello comunale possiamo soltanto aspettare che sia organizzato qualche cosa a livello nazionale per poi riuscire a portarlo nel nostro territorio. Tu pensi che per la città di Imola possa essere un introito, qualcosa che possa portare economicamente dei vantaggi se si cominciasse a coltivare la canapa e
sfruttarne i suoi benefici industriali e medici. Non soltanto per Imola, questa qui è una cosa che deve essere organizzata, deve essere una legge che deve portare, deve far riemergere dall'illegalità un settore che non ha senso mantenerlo lì, che non fa altro appunto che foraggiare l'illegalità e il malaffare. Quindi uno Stato serio deve finalmente decidere se mantenere questo stato di cose oppure dimostrarsi finalmente adulto, smettere di considerare quello che è stato fino a pochi decenni fa una pianta assolutamente libera di essere diciamo così mantenuta e coltivata. E poi ricordiamo, ci sono due tipi di canapa, come dicevo, come mi dicevi prima, l'indica e la sativa. L'indica, che è quella che ha il principio attivo, è un discorso. La sativa, che è quella che vediamo qui, che con la quale vengono fatte ad esempio la pasta, ad esempio l'olio, ad esempio la birra, ad esempio i biscotti e ad esempio anche la bioedilizia, è una di quelle piante che assolutamente, come ha detto anche la mia collega prima, è necessario reintrodurla, perché potrebbe dare sia a livello di agroalimentare sia a livello, diciamo così, di produzione industriale, un aiuto alla nostra economia. E questo è quello che bisogna fare se fossimo in un paese normale. Il problema purtroppo è che adesso siamo in un paese che non è molto normale, vi ricordo sempre che siamo al 73° posto nella classifica internazionale della libertà di stampa, quindi quando si legge o si scrive o si vede qualche cosa, sappiamo sempre che siamo in un paese che è classificato nei paesi che non sono liberi, e questo mi fa capire a me molto bene per quale motivo il nostro primo ministro è Matteo Renzi e non una persona che se lo meriterebbe. Ok, bene, con queste parole vi salutiamo e ci vediamo a cena. Ci vediamo a cena questa sera alle 20 al Centro Sociale Gli Orti a Imola, perché ci sarà a tutta canapa? A tutta canapa. Ok, grazie Claudio. Bene, era Claudio Frati, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Bene, sentiamo una battuta anche dalla Manuela. Allora Manuela, Claudio ci ha un po' spiegato tutte le cose, che benefici della canapa. Cosa possiamo fare noi a Imola con la canapa? Possiamo aprire nicchie di mercato sconosciute per creare comunque posti di lavoro, perché questi 50.000 derivati che si possono produrre con la canapa, ci sono per esempio le scuole professionali, mi viene in mente Ghini, che comunque parla, dove si creano gli analisti ambientali, dove si vanno a fare gli studi per le materie che producono inquinamento. Si può parlare della canapa lì, per esempio andare negli istituti che poi formano i nostri giovani che andranno nelle aziende, per formare anche un giovane a 360 gradi e capire che oltre a produrre materiali classici, perché noi abbiamo un grande settore della meccanica, quindi abbiamo tantissime aziende che producono automatismi per creare prodotti con derivati del petrolio, quindi delle plastiche, far conoscere in queste realtà che si possono costruire la stessa provetta per l'urina o la parte meccanica, in plastica ovviamente parlo, non di metallo, la posso costruire anche in canapa al 99% con aggregati, non so, olio di mais o olio di soia, quindi dopo un prodotto che ho consumato, l'utilizzo finale, si butta ed è completamente ecosostenibile, quindi anche economie ecosostenibili. Quindi c'è un mondo da scoprire. C'è tutto, ragazzi, un mondo da scoprire. Sì. Cosa combiniamo in Consiglio Comunale, Manuela? Manuela San Giorgi, capogruppo del 25 Stelle Imola. Il prossimo consiglio comunale, dopo una pausa estiva veramente lunghissima, che questo ha voluto, fate purtroppo niente, l'amministrazione comunale ha voluto una pausa di 2 mesi, ci sarà il 23 prossimo, sono mercoledì, più o meno dalle 3 alle 7 e mezza, questa è la durata. Noi adesso abbiamo chiesto dei dati un po' sull'attività intramoena che c'è in ospedale Imola, perché riteniamo che già
insomma, gli stipendi degli apicali siano più che confacenti, insomma, per avere una vita più che dignitosa, quindi non capiamo perché ci siano delle tremoine veramente così pesanti che possono togliere il servizio poi al cittadino che non ha reddito per poter avere queste prestazioni, quindi sarà interessante capire un po' come si muove l'ASL in questa direzione. E poi parleremo un po', insomma, i soliti temi che stiamo portando avanti, come implementare i mezzi di trasporto pubblici a Imola, come evitare di fare sempre, far pagare dell'infrazione del codice della strada ai nostri cittadini, che non se ne può più perché insomma, non è possibile che ci sia tutto questo sistema di fare le multe ai nostri cittadini. Ma come per alcuni la risorsa è la canapa, per il comune le multe sono una risorsa. Sono una risorsa, però a fronte di 4 milioni circa introitati nel 2014 e 3 milioni e 2 preventivati come incasso nel 2015, un mezzo milione circa di spesa nel mezzo pubblico, diciamo che margine per implementare i mezzi, perché ci sia una mobilità più sicura con un mezzo pubblico e quindi disincentivare il mezzo privato, ci sta, e noi lavoriamo per incentivare questo con tanti altri temi. Ok, grazie Emanuele, ci vediamo stasera a cena. Bene, certo. A tutta canapa? Certo, assolutamente. Ciao Emanuele. Bene, abbiamo sentito anche Manuela e a questo punto, grazie Manuela San Giorgio, a questo punto cominciamo a intervistare chi ha partecipato a questo evento. Voi siete? Vi dico che siete in diretta streaming, quindi non ci sono tagli e niente. Voi siete? Siamo di Imola, al Brico, abbiamo un negozio di prodotti biologici. Ti chiami? Elisabetta. Ah, puoi stare a sedere, Elisabetta, comodo. E voi producete... No, non commercializzate. Voi commercializzate queste belle cose che sono tutte a base di canapa. Allora, queste che abbiamo portato oggi sì, sono a base di canapa. Ovviamente la canapa miscelata ad altre cose, per esempio il caffè. Perché non si può fare una cosa solo con la canapa. Con la canapa. Bisogna metterci l'olio che abbiamo in negozio, oggi non l'abbiamo portato, è fatto solo a base con semi di canapa spremuti a freddo. Poi invece per le altre soluzioni, quelle che abbiamo portato oggi, sono tutte miscele, caffè e farina di canapa, abbiamo il pane, il pan bauletto, fatto con farina Acrux e farina di canapa, e niente, le abbiamo portati per differenziarsi anche dagli altri, perché comunque i nostri sono prodotti certificati biologici, quindi hanno una garanzia. Italiani. Prodotti in Italia, esatto. E con la qualità, esatto. Italiana Salita, cioè, Salomone, che sappiamo da dove viene. È una torrefazione di Mantova. Questo è un laboratorio di Cervia, area bio. E questo invece da San Giovanni Rotondo, Puglia. San Giovanni Rotondo, dove c'è, esatto, il santo Padre Pio. Padre Pio. Bene, allora ricordiamo, voi siete Brico. Al Brico, via Emilia 48. Via Emilia 48, che è qua a due passi. Va bene, ciao, grazie. Ciao, grazie. Poi andiamo a vedere, qua abbiamo Romagna Canapa, però sta parlando con Claudia Resta, una consigliera comunale, e quindi la lasciamo in pace. Qui abbiamo quello dei telai, non vedo nessuno, dopo ci guardiamo. Allora facciamo così, andiamo. Vieni, qui abbiamo Valerio Giovetti, che è il presidente dell'associazione 26 marzo. Allora, qui abbiamo, se ha piacere, siamo in diretta streaming, e lei è Equilibrium. Sì, sono ma non è Equilibrium lei, non lei è il responsabile della zona di Equilibrium. Quindi che produce? Equilibrium produce dei mattoni, calce e canapa e degli intonici di calce e di canapa. Voi praticamente fate prodotti per l'edilizia? Sì, per la bioedilizia. Per la bioedilizia. Però... questi sono prodotti che vengono mischiati con altri prodotti, o è tutto quanto prodotto canapa? È tutto calce e canapa, tutto prodotto naturale, prodotto traspirante, prodotto per una nuova tecnologia di costruzione. Voi siete a? Noi siamo a Bologna. A Bologna. Equilibrium invece è in provincia di Lecco. Quindi voi siete un'agenzia? Noi siamo l'agenzia, sì, che rappresenta Equilibrium, e ci occupiamo anche di restauri. Come sta andando il mercato della canapa e dell'eco? C'è molto interesse. Eco edilizia, per così dire. C'è molto interesse da parte dei privati, meno interesse da parte degli operatori. Ah sì? Gli operatori del settore sono più tradizionalisti. Preferiscono stare sul tradizionale? Sono pochi propensi all'innovazione. Che vantaggio si può avere da un prodotto così comparato, al di là che si possa
smaltire con più... Cioè, praticamente non va portata in discarica perché lo smaltimento è naturale. È naturale. È ignifugo, quindi ha delle caratteristiche intrinseche molto importanti. Direi di sì, prende fuoco. Sì, prende fuoco. Quindi direi che non è da poco. Nelle strutture nuove non ha bisogno di fare i capotti tradizionali, quindi usare dei materiali sintetici. E si può usare anche per la ristrutturazione di strutture già esistenti. Quindi c'è un ciclo di vita dalla tomba alla nascita a zero, perché è un riciclo produttivo a zero. È un prodotto naturale, quindi si riproduce. E purtroppo abbiamo questa restia ai cambiamenti, sì, questo impatto. Direi che c'è anche da parte degli studi tecnici poco studio, cioè sull'innovazione. Speriamo che i giovani... Sì, ma non è detto crescono. Di giovane, penso che sia una questione anche di mentalità. Ho trovato degli ingegneri e dei professionisti di 70 anni che sono molto aperti a questi prodotti e ho trovato delle persone giovani che non volevano saper parlare di questo prodotto. Domandona del cittadino, che ma quanto costa di più questa roba, no, o costa di meno? Costo uguale, però si ha un modo di vivere all'interno della casa completamente diverso, quindi si vive meglio. Perché essendo tutto una casa naturale c'è la traspirabilità e c'è la possibilità di assorbire l'umidità interna che noi creiamo all'interno dell'abitazione fatta dal motore, quindi ci crea un equilibrio all'interno che lo percepiamo proprio nel modo di vivere all'interno dell'abitazione. Quindi è il prodotto del presente e del futuro dell'edilizia. Assolutamente sì, ma i nostri comuni, gli assessori possono fare qualcosa? In regione posso fare qualcosa per... Certo, se si cominciano a informare e a vedere come funziona il prodotto si può intervenire, fare delle cose eccesse se che usare solo il prodotto. Va bene, ringrazio e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Allora, qui abbiamo il banchetto delle 5 Stelle, qui ecco io, no, qui sta impegnato in questo momento, quindi andiamo da questi ragazzi qua. Allora, qui siamo a... Cooperativa Infarm Italia. Cooperativa agricola. Allora, tu sei? Io sono Alessandro, uno dei soci della Alessandro della cooperativa agricola Emp Farm Italia. Ah, Emp Farm Italia. Che è di? Tortoredo, abruzzese. Veniamo dall'Abruzzo. Venite dall'Abruzzo. Sì, abbiamo una filiera corta. Allora, abbiamo in diretta streaming anche l'Abruzzo. Ok, salve a tutti. Quindi raccontaci un po' la vostra storia. Sì, delle belle cose. Sì, vedo, praticamente vedo, cosa abbiamo qua? Qui abbiamo questa si fuma? Delle interescenze, si potrebbe anche inalare, non c'è THC, non è psicoattiva, però sono gli altri cannabinoidi tipo il CBD, no, quindi è tettimiro e assai. Perché tutti quanti dicono la canna. Dico, la gara è roba che è vietata. E invece non è vietata, cioè quando dicevano... Poi come si fa a vietare una pianta? Esatto. Cioè, questo lo diceva anche Beppe, no? Chiaro. Allora, torniamo qui a parte gli scherzi. Allora, abbiamo questa cosa qua che hai detto che... Abbiamo delle infiorescenze di canapa industriale, prive di effetti psicoattivi, però ci sono, diciamo, CBD, altri cannabinoidi non psicoattivi che hanno effetti miorilassanti, però quindi ottimissimi per chi ha qualche patologia neuromuscolare, anche come ansiolitico, calmante, eccetera eccetera. Poi abbiamo dei biscotti di accordo artigianali di grano Saragolla, un grano antico abruzzese, e canapa. Quelli che sono semi di canapa là sopra, no? Questi qui sopra sì, sono la crusca, praticamente la buccia del seme di canapa. Una volta setacciata l'abbiamo riaggiunta per ridare più fibra alimentare. Okay. Poi, e qui c'è, va bene, l'olio di canapa, che è la cosa più immediata dopo la spremitura del seme. Olio di semi di canapa. Questo acidi grassi polinsaturi a profusione, quindi omega 3, omega 6 e omega 9. Non si invecchia mai. Però. Non si invecchia mai, e anzi si ringiovanisce, infatti è ottimissimo anche per uso cutaneo, è fantastico. Poi abbiamo della pasta fatta sempre con dei grani antichi autoctoni, diciamo nostri, quindi con il senatore Cappelli e con il farro, con una percentuale di canapa dentro. E abbiamo della birra. Cos'è, pane? Aspetta che vengo dentro un attimo, scusa. Questo cos'è, pane? Questo qui è pane, sì. Questo è pane fatto con lievito madre a base di farina di solina, che è un grano tenero, e poi c'è farina di canapa. Poi abbiamo della birra. Ah, è vero, la birra. Che ne ho bevuto un po', l'ho trovata ottima.
Non è male, sì, perché comunque sia la canapa della stessa famiglia del luppolo, per chi non lo sa, e quindi mentre il luppolo è amaro la canapa è dolce. Ah. E quindi diciamo che gli dà dei sentori molto profumati. E l'abbiamo anche la spina, e quindi niente, passateci a trovare. Sì. Venite a Imola e venite la canapa. Esatto. Benissimo, quando sarò dalle parti della Bruce ti vengo a trovare. Va benissimo. Ciao a tutti, buon lavoro. Allora, abbiamo parlato anche di questo, adesso andiamo a vedere. Ah, che caldo! Qua ci abbiamo. Se qualcuno ci vuole raccontare qualcosa. Proseguiamo qua. Questa è canapa delle Marche. Allora, siamo da, scusa se ti interrompo un attimo, siamo no? Da Canapa delle Marche. Canapa delle Marche, eccoci. Ciao, qua. Sei in diretta streaming, sei? Massimiliano Marinelli. Massimiliano e Marinelli. Matteo Venturini. E Matteo, raccontaci un po'. Allora, noi abbiamo, è da 3 anni che coltiviamo canapa e abbiamo appena aperto un consorzio che si chiamerà Canapa delle Marche. E cerchiamo di unificare diverse aziende agricole che dedicate tutte a fare prodotti alla canapa, quindi dal seme si spreme, si estrae l'olio. Ma da sta canapa qua viene fuori un sacco di roba, troppa, dà fastidio a tanta gente. Ma allora è vero che dà fastidio? Purtroppo sì. Io pensavo che un bacchetto lì piantato lì fosse una cosa che uno va lì, la raccoglie e poi ci fa quello che gli pare, invece no. Figuriamoci bioplastiche, esatto. Vetro, hanno fatto addirittura le bottiglie d'acqua nella plastica. Allora, raccontaci un po' cosa c'hai qua. Noi abbiamo il seme, abbiamo l'olio, la farina. La farina, che la farina? Questa è un integrale, questa è una farina 100% di canapa. L'integrale va mischiata al 10%. Con la farina bianca, che io la chiamo bianca, ma può essere del farro, grano, camut, tutte le varie farine. A proposito, per chi è celiaco, questa c'ha la contaminazione, cioè è stata macinata in una macina dove c'era stato macinato il grano. Perché la canapa sappiamo benissimo che non contiene glutine, però avere un prodotto certificato senza glutine bisogna andare in un laboratorio che abbia una macina dedicata, perché invece qua abbiamo una contaminazione, quindi la canapa non c'è il glutine, però c'è la contaminazione. Però se ci fosse una macchina che fa solo, potrebbe andare bene anche perché tra 15 giorni avremo anche la farina certificata senza glutine. Un passo avanti. Poi abbiamo l'olio, che è questo chiaramente. Abbiamo l'olio, dico, di omega 3, omega 6, omega 9, sì. Grassi polinsaturi, acidi grassi essenziali, l'acido grasso linoleico, tutti gli 8 aminoacidi essenziali. Poi abbiamo la pasta. La pasta di grano e la pasta di riso. Quindi questa è certificata senza glutine. Ecco, vedi. Un passo avanti, molto. Perché la farina, abbiamo usato la farina senza glutine, il riso è senza glutine, quindi pasta senza glutine. Poi biscottini squisiti. Dolci? Dolci, sì. Canapa e cocco. Canapa e cocco. Cioccolata extra fondente, questa è mia moglie, va giù di testa. Vabbè. Poi abbiamo dei semi. Il famoso seme decorticato. Seme decorticato, cioè sgusciato senza le fibre che ci sono nel guscio, quindi è un prodotto più proteico che fibroso. La piedina, facciamo una cosa in diretta, vuol dire qualcosa, come no, deve dire un altro socio. Sì, difatti, quindi ti ho interrotto sul seme decorticato, che è il pasto del futuro. Se vi piace pinoli e nocciole, qui abbiamo il massimo, non plus ultra. Poi abbiamo la piedina, no? La cos'è? Piedina, di questa ne vendo tanta. E piedina, sì. Piedina con 10% di canapa e una merenda veloce, un pasto veloce, 2 fette di prosciutto per chi, anche chi non è vegetariano. Per i vegetariani abbiamo. Ma qui vegano e vegetariano. Allora, sì. Il vegano. Io purtroppo sono figlio del macellaio, non riesco a stare senza carne. Vabbè, però un vegano. Però mi sto. Sì, assolutamente. Qui abbiamo il sapone naturale, più naturale. Anche possibile. Il sapone. Sì. Può sentire l'odore? Come no? Buono, l'odore è ottimo. Non sono rotolo al volo, guarda qua. Cos'è la filiera, tutta la storia della canapa? Tutto quello che si può fare con la canapa. Se abbiamo
diamo fastidio a troppi? Forse sì. Oppure... A pochi, ma che sono potenti, quello è il problema, non a troppi. Già. Ho paura pochi, perché è la minoranza, il resto è ignoranza. Sì. Però producono okay. anche tante cose. Va bene, concludiamo con la pianta. Con la pianta della canna. Che questa, come già sappiamo, non è quella. Questo è a basso tenore del THC. Questa è sativa. Noi dobbiamo questa è una sativa. Noi abbiamo 50-60 varietà che rientrano nel registro. Non la sativa, è sativa. 50-60 varietà che rientrano nel registro europeo delle sementi certificate. Quindi coltiviamo quelle che si possono coltivare a basso tenore di THC. Nel seme non c'è mai il THC, comunque bisogna fare sempre, per sicurezza facciamo degli analisi, per cui siamo sicuri che nel seme non c'è mai il THC. Per l'uso alimentare si utilizza solo il seme viene spremuto, si estrae l'olio, il residuo intruso che viene dimacinato e si può fare della farina. Con la farina, pane, pasta, pizza, dolce. È un mondo meraviglioso. Spero... E oggi utilizziamo solo un 5-10% di questa magnifica pianta. Esatto. Va bene, noi con Massimiliano che siete da Pesaro. Vi salutiamo, anzi no, dopo vado di là. Vabbè, salutiamo Massimiliano e in bocca al lupo per il vostro lavoro. Beh. Allora, volevo andare qua. Allora, qui abbiamo il Museo della Canapa. Abbiamo il Museo della Canapa e siamo in diretta streaming con l'Associazione Culturale della Grama. Tu sei? Sono il presidente dell'Associazione Culturale della Grama di San Pancrazio. Tu sei presidente, lui ha un nome però. Sì, Silvano. Tu Silvano? Io Franco. Tu Franco e lui Silvano. Piacere. Sì. E allora ci raccontate un po' cosa fate. Noi ci hanno invitato. Che cos'è sto mondo della canapa? Noi raccontiamo per quello che ci riguarda la canapa culturale. Certo. E noi allestendo un museo della vita contadina. Sì, l'ho visto il vostro sito. Sì. Abbiamo un settore della canapa perché nel nostro paese. Nel vostro avete un posto. Il nostro paese è stato molto sviluppato. Sono stati molto sviluppati i maceri sulla canapa. Sì. E quindi abbiamo una tradizione di canapa sulla storia del nostro paese. Io ho visto che con la canapa si può fare un sacco di cose. Noi allora, abbiamo portato tutto quello che riguarda la tela. Allora, difatti, la parte tessitura. Quindi, come facciamo un po' la storiella? Raccontiamo un pochino cosa succede. Cominciamo da qua. Oh, ciao Visano. Sei Visano, sei in diretta streaming. No. Lo sai che... Sì, lui più che altro adesso. Ciao Visani. Allora, lui è l'assessore del comune di Imola. Allora, questa è la canapa quando. Questa è la canapa che è già quando stata. Quando l'abbiamo. È già stata. È stata la prima, era verde quando l'abbiamo la raccolta. Canapa, diciamo, e la poi, pianta verde. La pianta, e poi si secca. Viene messa giù nell'acqua per 3-4 giorni. Fino a che poi la fibra si lascia dalla parte legnosa. Ah, quindi comincia a fare questo filamento in maniera naturale proprio. In maniera naturale, cioè con la putrefazione dell'acqua, la temperatura, le certe temperature, c'è una funzione biochimica che è all'interno che fa sì che poi tutta la parte filata si lascia e diventa in questo modo. Questo però è già asciugato al sole. Questo è al sole, ok. Poi una, cosa succede? Una volta che poi si esce dal macero, si asciuga e diventa così. Ah, e poi seccandosi chiaramente comincia a lasciare un po'. Dopo si può. Che succede? Succede che la parte, vedi, della canapa che è quella qui, viene passata lì in mezzo. In questo modo la parte legnosa cade a terra e rimane la fibra. E rimane la fibra. E questa è la fibra che rimane. Quindi alla fine diventa così? Diventa così. Diventa come i capelli di una bella bionda. Bravo. Poi si passa alla pettinatura, che questo è un passaggio molto delicato ed è la parte, il cuore della lavorazione della canapa. Ah, che sarebbe... Ah, ecco cosa serve quel... Pensavo che fosse una cosa... La pettinatura è praticamente, se io pettino questo prodotto, lascio la parte legnosa qui e diventa, e diventa così, come capelli proprio, come i suoi capelli. Sì, uguale, identici, guarda. Si fa la stoppa per gli idraulici. Beh sì, si usa anche per come stoppa. Ah, quella famosa stoppa che si usava, si usa ancora, non lo so, adesso si usa il nylon, tutta la plastica, quelle cose. Bene, allora...
abbiamo imparato cosa si fa con quel pettine lì e adesso viene a questo, lo conosco, questo è l'acerino. Questo è un filarino. Ah, filarino, non l'acerino. L'acerino, diciamo, che dopo che è stata pettinata viene messa qua sopra. Guardate, guarda, guarda che roba. Si prende che cosa? La filarina, che io non sono un filarino. Lo è stato filarino. Col pedale, diciamo che... Poi bagnato, con la, ci arriva... Le donne, le vecchie, avevano fatto delle dita che erano ridotte. Praticamente si realizza il filo, eccolo qua, il filo. Quindi questa cosa qua, dalla pettinatura, sì, dalla pettinatura, si passa direttamente al filarino. Perché girandolo poi con le dita lui fa sottile. Ho capito. Dopo cosa succede? È finito lì? No. Che periodo è? È più filato. Ah, eccolo qua. Praticamente il filato di canapa viene matassato, viene messo sul supporto per fare la matassa, per fare il gomitolo. Ah, il famoso gomitolo. Il gomitolo a questo punto di canapa serve per fare il rocchetto. Quindi diventa un rocchetto. Che il rocchetto che va lì dentro. Nella spoletta. Meraviglioso. Guarda la spoletta va passata in mezzo all'ordito. Praticamente sì. Si realizza la trama. Avanti, indietro, avanti, indietro. Perché il telaio poi. Sì, vedo che c'ha dei piedi. Ai pedali. Quando pomeriggio c'è la tessitrice, facciamo vedere anche. Meraviglioso. Questo è l'ordito. E questa è la trama. E questa è la stoffa che viene fuori. Ordito e trama realizzano la stoffa. La stoffa è là, guarda, è già pronta. Tutto naturale, tutti non c'è neanche bisogno di attaccare la corrente elettrica. Niente. Guarda, tutto donne, fatto a mano. L'inverno, vicino focolare, ricevono tutto l'acerato anche la mia. Quindi da un pezzo di canna alla fine abbiamo tirato fuori una stoffa per farsi un lenzuolo o canavaccio che usavano poi i contadini. Si fa vedere nella borsa? No, perché i pedali bisogna sistemarli. Io ne ho dei licci in casa. Perché il liccio va sistemato e deve venire la tessitrice pomeriggio. Si sistema il telaio in modo che si apre e posso introdurre la spola. Quella lì dove va? Questa va dentro. Bene. In mezzo. Adesso non è possibile vederlo. Ah, ho capito, l'ho vista. Però l'apertura deve essere molto più grande. L'apertura deve essere qui, da qui riesce, perché qui è più grande. Benissimo. Noi la salutiamo, è stato un piacere avere la sua spiegazione. Poi grazie. Quando finiamo in Romagna veniamo anche a sentire altre cose. Al Museo della Vita Contadina. Bravo, grazie. Bene, io stesso concluderei questa diretta streaming con la... No, adesso facciamo parlare la Giuseppe. Canapa, Romagna Canapa. Romagna Canapa, che è una startup, dico bene? Eh? È un... Sì, da poco che siete... Sì, noi siamo da posto. Bene, chi è che volevi far parlare? Sì, facciamo parlare Giuseppe, che io ho piacere di parlare con le sue signorine. Va bene, parla pure con le signorine. Va bene, allora, la Romagna Canapa è impegnata, allora facciamo così. Passiamo a vedere un pochino. Direi che abbiamo... Vabbè. Direi che possiamo concludere qua questa diretta streaming. Vi ricordo che oggi pomeriggio alle 15 avremo Vittorio Ferraresi e Paolo Bernini e Claudia ci saluta. Ciao a tutti, ci vediamo pomeriggio con Paolo Bernini, sì, Vittorio Ferraresi, il dottor Nunzio Santa Lucia. Sì. Vieni anche te? Certo. Allora bene. Guarda lì che c'è la telecamera. Con la Claudia e questo splendido bambino vi salutiamo, vi diamo un arrivederci oggi pomeriggio alle 15. Ciao a tutti. Ciao a tutti.